lei la parola, prego. Grazie Presidente. Questa dichiarazione di voto è l'occasione per tirare le fila di un dibattito spesso stupefacente per faziosità e provincialismo, un dibattito che ha fatto inutilmente perdere tempo al Paese. Un'occasione preziosa per confrontare il senso di responsabilità e il pragmatismo di questa maggioranza con l'irresponsabilità diffusa di chi dall'altra parte dell'emiciclo tifa contro il proprio paese nell'insensata e vana speranza che un cataclisma economico in qualche modo gli catturi di nuovo il consenso degli elettori. Io voglio essere molto chiaro, noi abbiamo avuto da subito forti perplessità sul PNRR, sulla natura di questo strumento e su come esso è stato gestito dai due governi precedenti. Ritenevamo, e con noi molti illustri studiosi, a partire da Francesco Giavazzi, che si sarebbero potuti percorrere altri approcci per finanziare la ripresa post-pandemica. Ritenevamo che gli assi definiti dal PNRR nella sua versione originale fossero funzionali allo sviluppo di altri paesi più che del nostro. Ritenevamo che l'implementazione del progetto realizzata da Conte e non corretta da Draghi avesse trasformato l'ipotetica pioggia di miliardi in alcuni casi in una rugiada di marchette. Lo ritenevamo, lo abbiamo detto in aula, sui media, abbiamo fatto il possibile dall'opposizione e dalla maggioranza per correggere la rotta. Tutte le nostre perplessità, direi nessuna esclusa, si sono materializzate a partire dalla constatazione che la macchina amministrativa dello Stato, defedata da ormai un decennio di politiche di austerità del PD, sarebbe andata in affanno sotto il peso di un ulteriore strato di adempimenti burocratici, per arrivare alla considerazione che in questo dibattito provinciale ancora nessuno ha mai portato del fatto che la Commissione europea avrebbe certamente incontrato difficoltà nel raccogliere fondi sui mercati, sta succedendo e queste difficoltà ora si stanno traducendo in problemi per il bilancio comunitario e quindi attendere in nuove tasse per tutti noi. Dopodiché, però, abbiamo accettato la più elementare norma della democrazia. Vince la maggioranza, valeva con Conte, valeva con Draghi e per fortuna continua a valere con Meloni, ora che abbiamo un governo che invece di nascondersi per finalità propagandistiche i problemi insiti nel PNRR li riconosce e li gestisce con successo nel rispetto delle regole. Non c'è nessun tentativo né da parte di questa maggioranza né da parte di questo governo di sabotare autolesionisticamente il PNRR. L'unico vero sabotaggio del PNRR, come abbiamo sempre detto, era considerarlo un totem, mantenerlo nella sua configurazione originale, che da inadatta era diventata inadattissima a gestire le sfide poste dalla pandemia e dalla crisi energetica e che tutti i paesi membri stavano cambiando, come il ministro Fitto ci ha dettagliatamente e pacatamente riferito. Quindi forse dovremmo tornare back to basics. Le ingenti risorse del PNRR, che poi corrispondono mal contate a 11 emissioni di BTP valore, quindi meno di 2 l'anno in 6 anni, tanto per capirci, da dove vengono? Dovremmo saperlo, dal bilancio comunitario. E ora i soldi del bilancio comunitario però sono soldi nostri, punto. L'Italia è un contribuente netto a questo bilancio, da sempre, come è giusto che sia, nell'ottica della solidarietà europea. Quindi le cosiddette sovvenzioni a fondo perduto non sono affatto a fondo perduto, sono letteralmente a fondo ritrovato. Ritroviamo i nostri soldi con una spiacevole novità. C'è sopra appiccicato un post-it che ci spiega che cosa dobbiamo fare, quali cose resilienti, digitali e inclusive dobbiamo fare a casa nostra coi soldi nostri. Vabbè, di tutte quelle cose, molte, diciamo così, non rientrano nelle priorità di un paese che ha bisogno di infrastrutturarsi e che ha bisogno di gestire il proprio territorio, quindi ha bisogno anche di quelle cose brutte e sporche che sono l'asfalto, il cemento e l'acciaio. Vabbè. Ma c'è una novità naturalmente, col PNRR è stato consentito alla Commissione di indebitarsi coi mercati perché così noi ci indebitassimo con lei.
Però faccio umilmente osservare che anche i soldi a debito sono nostri. A me non è mai capitato di vedere un cliente che ha contratto un mutuo con una banca sdilinquirsi di fronte alla generosità, al genuino spirito di solidarietà della propria banca. Anche quei fondi sono nostri perché li paghiamo, ci paghiamo un tasso di interesse e delle commissioni la cui entità non è ancora ben chiara e la cui convenienza rispetto alle condizioni di mercato quindi può essere solo affermata come petizione di principio in modo ideologico e non viene invece verificata caso per caso come noi abbiamo ripetutamente chiesto anche nelle aule parlamentari. E allora bisognerà pure che ce lo diciamo, che ce lo ripetiamo. Tra l'altro è proprio questo il nostro principale movente nell'utilizzarli bene. Quei soldi sono, per un verso o per un altro, soldi nostri e quello che il PNRR fa, più che aumentare la quantità di risorse a disposizione del Paese, è aumentare la quantità di spesa pubblica italiana posta sotto il controllo della governance comunitaria, cioè restringere gli spazi di manovra e allungare fatalmente i tempi di decisione del governo nazionale. In un momento in cui il tumultuoso succedersi degli eventi dovrebbe allargare e non restringere gli spazi di sussidiarietà. Scusate, io voglio chiederlo per il tramite della Presidenza, che nel frattempo è cambiata, a tutti noi. Cioè, come possiamo accettare che ci vengano indicate linee strategiche di qualsiasi genere da una istituzione che nulla ha fatto in tempi congrui per sottrarre l'Europa da una dipendenza pressoché esclusiva dalle fonti fossili russe? Attenzione, non è un'osservazione casuale, perché fra i problemi veri, non quelli presunti dei ritardi su cui poi torno, ma su cui ha esaurientemente già riferito il Ministro, fra i problemi veri del PNRR, uno dei più rilevanti è la necessità di adeguare i progetti, adeguare i bandi, adeguare gli appalti all'incremento dei prezzi e questi incrementi sono in buona parte il risultato delle scelte assolutamente non lungimiranti della Unione Europea in materia di approvvigionamento energetico che per la convenienza di un solo Paese membro ha portato a rivolgersi ad un solo Paese fornitore. E quindi quella del PNRR, come ha argomentato con una pacatezza che gli invidio e una dovizia di dettagli encomiabile il Ministro Fitto, non è in Italia una storia di ritardi amministrativi, no, è però una storia di ritardi culturali, quello sì. Perché si sarebbe dovuto e potuto intervenire molto prima se una parte politica non avesse fatto una bandierina elettorale dell'aderenza a un piano che in Europa tutti stavano cambiando. Ma ve lo ricordate la situazione l'estate scorsa? Andavi in televisione, c'era l'accorata inquisizione, vuoi cambiare il PNRR, delinquente, no? E sui media aveva preso, diciamo, il ruolo, un tono di amicisiano, il ruolo del, non so, Franti, tu uccidi l'Europa. Nel frattempo l'Europa, un pezzo alla volta, quel PNRR lo stava cambiando con pragmatismo, con senso di responsabilità. Ma perché la nostra opposizione è così inguaribilmente provinciale? Cioè, da chi propugnava l'internazionalismo proletario ci aspetteremmo un minimo sindacale di cosmopolitismo borghese. Questa Camera prevede anche lezioni di lingue estere, suggeriamo di approfittarne, di dare un'occhiata alla stampa di altri paesi, di dare un'occhiata ogni tanto anche ai siti dell'Unione Europea. Lo sapevate? Vi stupisco. Esiste un cruscotto del PNRR. E è interessante leggerlo. Qualche giorno fa un blogger lo ha fatto e un quotidiano ha ripreso i risultati della sua indagine. Salta fuori che mentre qua qualcuno blatera dei nostri ritardi, sui siti dell'Unione Europea l'Italia risulta perfettamente in regola sulla sua tabella di marcia, ha una percentuale di progetti realizzati superiore alla media europea, mentre Germania, Olanda e Irlanda, scelgo tre paesi che sembrano normalmente virtuosi agli occhi dei babbei, non hanno ancora realizzato nemmeno uno dei loro milestones e targets, cioè la percentuale di progetti fulfilled è zero e si sono giustificati, come si direbbe nella lingua del mio collegio, con un risoluto Stappost. Vabbè, basta così, bene così. D'altra parte oggi ce l'ha detto Larsfeld sul Corriere della Sera che le regole valgono per loro e non per noi. Quindi mi avvio a concludere sotto l'indicazione della Presidenza. Una volta non sapere nulla di un argomento veniva considerato una condizione sufficiente per astenersi dall'intervenire. A partire dal PNRR mi sembra che sia diventata una condizione necessaria
necessaria per tranciare giudizi, anzi tranciare pregiudizi sempre e solo anti-italiani. A me non fa piacere che gli altri facciano peggio di noi, però è quello che sta succedendo e quindi devo constatarlo. E lo dico con grande rispetto ai colleghi, diciamo, diversamente conservatori, insomma, voi continuate a non amare questo paese, voi continuate a descriverlo come il ricetto di amministratori pregiudizialmente corrotti, di bottegai evasori, di piccole imprese renitenti all'innovazione e via luogo comunisteggiando. Voi continuate a non amare questo paese e a stupirvi perché non vi ricambia, però purtroppo funziona così. E allora concludo. Anche il dibattito distorto sul PNRR è un episodio di questa lunga storia di disprezzo ricambiato verso un paese che questo disprezzo non lo merita. Noi invece ci fidiamo degli italiani e del loro governo e lo testimonieremo con un voto convintamente favorevole alla mozione di maggioranza. Grazie. Grazie a lei, deputato Bagnai.